Dottor Iaverone, il Convegno Nazionale del Legno di Salerno sta giungendo al termine, un convegno che ha avuto un grande successo di partecipazione, relazioni molto importanti e molto seguite, e a dimostrazione che il Sud ha grande interesse e grande voglia di svilupparsi ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda il legno, chiaramente, visto che il Sud ha anche una grandissima tradizione. Sì, noi siamo crediamo che questo convegno nazionale della Assolegno e Federlegno qui al sud sia molto significativo ed è un momento di confronto tra le aziende associate, le istituzioni, indispensabile. Nonostante il momento non positivo e le congiunture economiche non troppo favorevoli, come è noto, il settore del legno è un settore che è in grossa riqualificazione, per cui con la dovuta attenzione, con i dovuti studi, crediamo che ci siano delle opportunità di crescita e di sviluppo enormi, molto importanti, tanto e in particolare le aziende del sud hanno certamente tutte le competenze e le capacità produttive per crescere in nuovi mercati e su nuovi prodotti.